io sono ben contenta e lieta di inviare una manifestazione di interesse, evidentemente. Ci sono dei processi che non decidiamo, ma lo dico senza polemica. Se è previsto a livello CONI e CIO che le città manifestino interesse, non è neanche la città direttamente a farlo, ma devono interloquire col CONI per manifestare. È bene che il territorio si esprima, è bene che i territori vari abbiano fatto pressione in senso positivo, nel senso di dire, rispetto a un interesse che c'è del capoluogo e di tutto il territorio, ed è bene che noi ci muoviamo affinché questo interesse venga manifestato. Quello che è successo nell'anticipare e in qualche modo anche dipingere dal mio punto di vista una candidatura che oggi non c'è ancora, ma non c'è ancora perché ci dobbiamo lavorare, non c'è ancora perché oggi noi non conosciamo neanche le posizioni. Allora io credo che il risultato che si è raggiunto oggi, e ringrazio chi è qui presente, tutte le forze politiche, e lascerei da parte la sperimentazione del Consiglio Comunale di Torino, perché non credo che faremo un buon servizio ai territori. Quello che abbiamo fatto oggi è sostanzialmente prendere atto del fatto che c'è un interesse, manifestare questo interesse e lavorare affinché questo interesse si possa trasformare in un'eventuale candidatura. E quindi quello che ha fatto questo Consiglio nel togliere tutte le premesse, permetta al consigliere Barrea, non è una forma di nascondersi dietro un dito, ma è una partenza ed è un punto di partenza, e cioè che noi guardiamo per provare a costruire un modello diverso. Un modello diverso che ha delle condizioni che in parte condividiamo, forse in parte no. Penso al fatto che deve essere sostenibile dal punto di vista economico, penso al fatto che deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale, penso al fatto che non ci debbano essere infrastrutture probabilmente nuove perché dobbiamo mantenere quello che abbiamo, penso a tante cose che mi metto a elencare qui. E penso anche che il fatto che possa essere suscitato questo interesse nei territori nasce dal fatto che Torino oggettivamente è un caso unico in Europa, perché effettivamente è uno dei pochi territori dove sostanzialmente ci sono già state delle Olimpiadi e quindi ci sono delle infrastrutture e degli impianti che potrebbero essere riutilizzati. Ma oggi noi, nessuno qui è in grado di dire onestamente, con onestà intellettuale, se siamo nelle condizioni o no di fare queste Olimpiadi oggi. Non siamo in grado di dirlo, ma non è che uno sta prendendo in giro qualcun altro, perché dobbiamo vedere le condizioni, dobbiamo vedere quali sono, che usciranno peraltro il 31 di luglio, avviare una fase di manifestazione di interesse, dialogare e capire se sono un'opportunità oppure no. Se noi oggi, valutando il 2006, siamo seduti qui e probabilmente abbiamo sensibilità diverse, credo ce l'abbiamo, come facciamo oggi di fronte a una scatola chiusa a dire sì? Noi responsabilmente nei confronti dei nostri territori, per cui ci dobbiamo anche giustamente confrontare, dobbiamo manifestare interesse, io credo, verificare quali sono le condizioni, provare a costruire un modello alternativo che parte da quello che c'è di sbagliato in tanti grandi eventi delle Olimpiadi, perché ce ne sono stati tanti, ci sono tante costruzioni, e su quello provare a costruire un modello alternativo che deve essere sostenibile, ribadisco, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista economico. È un cambio di paradigma e bisogna vedere se questo cambio di paradigma piace ai territori, piace agli enti locali e piace a chi dovrà decidere, con Barcio. E questa è la sfida che noi abbiamo, io credo. E io credo che i territori debbano avere la responsabilità di provare a coglierla. E credo che ci stiamo mettendo tutti in gioco in questo. Ma debba essere anche rispettato chi legittimamente ha delle perplessità, come giusto che sia, perché è una decisione importante su cui è bene che si discuta e su cui è bene che si veda qual è il paradigma barra modello che noi possiamo costruire. Io su questo sono pronta a confrontarmi non solo con il Consiglio metropolitano, con i territori, come giusto che sia, e con tutti coloro che vogliono essere costruttivi nella costruzione di un modello e di un paradigma nuovo. E credo che sia la sfida di tutti, perché che gli enti locali non abbiano più risorse non è solo un problema della scelta di Torino, credo, è un problema di tanti enti locali. Il fatto che ci sono state delle infrastrutture che non sono sostenibili dal punto di vista ambientale, il fatto che ci sono stati casi come la pista di Bob, credo che debba essere un motivo di insegnamento per tanti di noi. E quindi la sfida del nuovo modello non è di una sola forza politica, è che sono cambiati il contesto, è cambiato il contesto. E quindi ci sono le condizioni, io oggi non ve lo so dire, ma non mi sto prendendo in giro, perché credo che nessuno di voi lo sappia.